Buongiorno a tutti e a tutte. Come potrete aver visto già direttamente dalla foto e letto dal titolo, purtroppo sì, ho dovuto ricominciare ad utilizzare le stampelle. Non posso farci niente, purtroppo la massa, quella piccolina disgraziata di cui vi avevo già parlato, è tornata a muoversi per i cavoli suoi, si è rimessa nello stesso, oltretutto nella stessa posizione dell'altra volta, nella parte dell'addome bassa sinistra, il ventre basso sinistra, perché è andato sul muscolo un'altra volta, riprovocandomi gli stessi dolori, praticamente ogni volta che mi muovo, mi giro e cose del genere, dolore allucinante. Adesso, per esempio, in questo momento no, perché sono seduto, non so in base a cosa, comunque in questo momento no, grazie al cielo. Ma ad esempio stamattina sono dovuto andare in ospedale per fare gli esami di sangue, perché domani dovrei iniziare il secondo ciclo, cioè, scusate, domani dovrei fare la seconda chemio del secondo ciclo. Però prima loro vogliono ovviamente gli esami del sangue per vedere se posso farlo o meno, che non mi sono ancora arrivati, speriamo bene, incrociamo le dita, così casomai domani ce ne togliamo un'altra e via. Però sta di fatto, sono dovuto comunque andare in ospedale con le stampelle, una scomodità incredibile, facevo male abbastanza importante, oltretutto la mattina. Io dormo ancora, ma la mattina quando poi mi devo alzare dal letto, i dolori sono intensi, sono forti, anche solo per lo sforzo di alzarmi, magari anche durante la notte mi muovo, mi giro e cose del genere, insomma, è abbastanza un fastidio, è abbastanza un dolore. Infatti io per dormire, adesso che il dolore è tornato, devo ricominciare a prendere gli antinfiammatori che non facevo prima, per cosa che non facevo prima, perché al massimo metto sul cerotto antidolorifico il fentanyl del 25 e quello che succede succede, ma l'antinfiammatorio no, quello solo e esclusivamente se necessario e basta. Addirittura mi hanno consigliato di prendere due o anche tre di antinfiammatorio durante il giorno. Io non voglio, anche perché, primo, non ne sento la necessità, essendo comunque a casa, che sia seduto, che sia sdraiato. Quindi, cioè, sono comunque medicinali. Bruciarli così, prenderli continuamente così, mi sembra più dannoso che altro. Non mi sembra necessario, diciamo così. Quindi, finché si tratta di dormire, buono, se no, fa niente. Speriamo che questa piccola disgraziata torni a farsi i cavoli suoi come ha già fatto l'altra volta, cioè come è arrivata, se ne va per i cavoli suoi. Speriamo, ragazzi, incrociamo le dita, perché sono dolori veramente, 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 veramente fastidiosi. È come avere una pugnalata ogni volta che faccio un passo. Non sempre, sempre, ma la stragrande maggioranza delle volte è così. Oltretutto, se tocco, sento proprio la massa che si muove, cioè sento qualcosa muoversi, anche la dottoressa se ne è accorta, per quello che già l'altra volta, non so se vi ricordate, mi aveva fatto fare l'ecografia, stessa identica situazione. Comunque niente, domani quando andrò all'ospedale, se vado, perché appunto devo aspettare che mi arrivano gli esiti del sangue, sperando che i neutrofili me lo permettano, anche i globuli bianchi, eccetera, 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 allora in quel caso glielo dirò, ma tanto non possono fare nulla, al massimo mi dicono prendi appunto gli antinfiammatori e finita lì. Speriamo che con questi esami del sangue, dubito molto, chiariamoci, però spero che i globuli rossi e l'emoglobina siano un po' aumentati o almeno siano fermi perché continuavano a diminuirmi. Non mi stanno creando problemi per adesso, ma se vanno diminuendo continuamente a causa della chemio, che è una cosa per carità normalissima, dovranno probabilmente farmi anche delle trasfusioni come già succedeva l'anno scorso. Speriamo di no, non è un grande problema, per carità se devo farlo lo faccio. Però è un po' una rottura, cioè, capite bene. Oltretutto, sempre a causa della chemio, come anche normale che sia, ci sono chemio che provocano anche cose peggiori, quindi per carità mi va anche bene. Ora, sono infiammato, collo, spalle, schiena, muscoli infiammati, quindi capite che anche quello è un grosso fastidio, oltre al dolore che ho sul fianco. E perché io comunque faccio collezione, ragazzi, perché se io non soffro ovunque non sono contento, assolutamente. E poi oltretutto mi provoca tanto, tanto, tanto calore. Le chemio che facevo l'anno scorso non mi provocavano questi problemi. Questa mi fa proprio venire caldo, cioè già fa caldo di per sé, ma ne sento ancora di più. Cioè io sento ancora più caldo di quanto faccia. È incredibile questa cosa. Se ci sono 40 gradi, probabilmente, io ne percepisco 42, 43, quello che siano, non lo so, ho un gran gran caldo e non avendo l'aria condizionata a casa mi sto sciogliendo. Sì, ho le ventole, va bene, ok, stanotte ha piovuto, si è rinfrescato un attimino, va bene, ma per 2 mesi hanno fatto 40 gradi all'ombra, capite che praticamente stavo morendo. Ma va bene, se fosse stata una candela probabilmente mi sarei sciolto. Comunque, detto questo, queste fondamentalmente erano le cose da dire sulla mia salute attuale. Speriamo che vada appunto bene l'esame sangue, così domani facciamo chemio e ce la togliamo. Dopo di questa ne mancano ancora due, quindi se tutto va, per concludere ovviamente il secondo ciclo, se tutto va bene, che siamo puntuali, va sempre tutto liscio come l'olio, appunto 1, 2 settimane e ho finito.
cioè settimana prossima quella, dopo ancora faccio l'ultima chemio e poi anche con questo ciclo chiuso e poi ci sarà l'attacco. In base a quella, in base a quello che verrà fuori dai risultati, che l'attacco la faccio il 29 agosto, fate conto una settimana per darvi gli esiti e poi vedremo se l'irinotecan sta avendo effetto o meno. Incrociamo le dita, ragazzi, aspetta, incrocio benissimo, incrociamo le dita tantissimo, perché vorrebbe dire, se non va bene neanche questo, che o mi devono cambiare un'altra volta la terapia, o magari decidono di operarmi in casi estremi. Non lo so, vedremo cosa succede. Io sono positivo come sempre, però sapete, vi è già andata male l'altra volta, cerco di stare un pochino con i piedi per terra di più, ok? E una cosa molto interessante che sono venuto a sapere ieri, che un signore è stato 6 mesi fa, è stato operato per un sarcoma nell'addome, se non ricordo male, di 16 kg, gli hanno estratto un sarcoma di 16 kg dell'addome. Io ho visto le immagini dell'operazione perché su YouTube lo trovate, non il video. Su YouTube trovate l'intervista al dottore e intanto nel nuovo video ci sono anche le varie ed eventuali foto delle operazioni, poche ma ci sono e vi assicuro non ve lo consiglio se siete deboli di stomaco perché è veramente molto impressionante. Però è molto interessante e pensare che hanno tolto un sarcoma così grosso. 16 kg era enorme. Mi dà anche speranza per me stesso e per gli altri, perché vuol dire che questo genere di operazioni sono fattibili. Cioè, ragazzi, non stiamo parlando di 16 centimetri, stiamo parlando di un tumore di 16 kg, un tumore maligno di 16 kg, è enorme, è veramente spropositato. Ti ripeto, le immagini sono impressionanti. Se lo andate a cercare lo trovate, basta che mettete operazione sarcoma 16 kg su YouTube, dovrebbe venirvi fuori se non ricordo male. Poi al massimo vado a vedere come si chiama effettivamente, al massimo se qualcuno me lo chiede gli lascio il nome del titolo appunto del video di YouTube direttamente nel commenti. Vedete voi se siete interessati o meno, ma vi ripeto, se non siete più che sicuri no, perché sono immagini molto forti alcune. Comunque, detto questo, ragazzi, speriamo bene per me, ma per tutti voi, speriamo che la medicina vada avanti. Questa operazione significa tantissimo per tantissime persone. Significa tanto anche se questa medicina funziona per me, perché non è una questione personale. Ma se l'irinotecan risulta funzionante, bene, efficace effettivamente da sola contro un tumore così raro come il mio, per cui non esiste una cura, caspita, è un ottimo passo avanti per tutti coloro che ce l'hanno e che lo purtroppo lo avranno, perché non possiamo stringerci intorno. Qualcun altro purtroppo prima o poi capiterà che lo avrà ancora. Ci sono 2000 casi, forse in tutto il mondo, anche meno, ma andando avanti altri lo avranno. Quindi prima troviamo una cura, per me ovviamente, ma anche per gli altri, prima si potrà trovare una cura effettiva, efficace, definitiva per tutti coloro che lo avranno in futuro. Alla fine, quelli come me sono, è brutto forse dire, ma cavi, ed è normale che sia così. E a me sta bene, a me sta veramente bene. Certo, se ci fosse stata già la cura, tanto di guadagnato, ma se non c'è, almeno che tutto quello che stanno facendo su di me e quelli come me abbia un senso. Io spero tantissimo questo, e per quello che spero, non solo perché voglio guarire, ma voglio anche sperare che tutto questo serva a aiutare qualcun altro che si trova nella stessa situazione o che si troverà nella mia stessa situazione. Ragazzi, speriamo tantissimo, davvero. Oh, grazie veramente di tutto, del supporto, dei commenti, dei like, degli iscritti, veramente grazie, io non vi chiederò mai di iscrivervi, non credo di averlo mai chiesto se non ricordo male. Comunque veramente grazie di tutto, buona giornata, buona continuazione, vi auguro ogni bene, sto cellulare qui maledetto, ho detto di avere fuori qualche scritta strana, buona giornata, buona continuazione e speriamo che arrivi al fresco perché non ce la faccio più. Ciao ragazzi, sono qua che aspetto intanto l'esame del sangue. Ciao!